Siamo in Francia, sono con Luca Minelli e siamo su un lago bellissimo, l'ambiente è davvero spettacolare. Mine conosce già il posto, è venuto l'anno scorso a fare una sessione e quando mi ha mandato le foto delle catture che ha fatto, l'ho chiamato e ho detto: Mine, ci dobbiamo andare a fare un in-session. E ora siamo qui, siamo arrivati ieri. La pesca è molto impegnativa perché il lago è infestato di alghe, non si può usare il motore elettrico, dobbiamo andare a remi, e in più c'è gente che fa il bagno e che pratica il windsurf. In meno di 24 ore abbiamo già fatto più di 10 tin, che è una bram gigantesca, quindi pesci di disturbo c'hanno una vita veramente difficile, però ne sono convinto che è solo una questione di tempo finché arriverà la prima carpa. La scorsa sessione ho approcciato in maniera diversa la mia pescata perché ero dall'altra parte del lago e ho pescato con terminali normali. Questa volta mi sono trovato davanti a me tantissime alghe e ho dovuto cambiare la mia tecnica di pesca, però sono abbastanza fiducioso di questa sessione. I pesci sono spettacolari, meravigliosi, pinne molto piccole però delle livree pazzesche, e il lago non è enorme ma ha molto potenziale. Come già detto, non possiamo usare il motore elettrico, quindi dobbiamo andare a remi, e molto complicato, però ci si riesce. Ieri sera abbiamo aspettato il calare del vento perché qua tira molto molto vento durante il giorno e quindi diventa un po' difficile calare, e quindi aspettiamo che il vento si placchi e così possiamo andare a calare tranquillamente e posizionare le canne nel modo perfetto. Un'altra tinca, un pesce bellissimo, ma siamo venuti per le carpe. Comunque adesso le faccio vedere perché le tinche mi piacciono. Tinca numero, non lo so, ho perso il conto. Comunque la tinca è un pesce davvero davvero bello. Ciao Tinka, via le carpe che li aspetto. E adesso vi faccio vedere la montatura. Per questa sessione ho scelto il cod rig, questo perché sto pescando sulle alghe e ci sono dei buchi tra le alghe, ma preferisco pescare sopra le alghe perché tutti pescano nei buchi puliti, e per poter pescare sopra le alghe ho bisogno di una montatura che mi permette di presentare l'innesco perfettamente, e il cod rig è la soluzione perfetta. Partiamo con il piombo. Non ho scelto un piombo piatto ma un piombo conico perché non si incastra nelle alghe. Poi heli safe per poter perdere il piombo durante la fase di combattimento. Questo è un line safer bit e l'ho posizionato a circa, saranno 40 cm dal piombo, questo perché le alghe sono alte circa 40 cm e il chot ha circa un alto metro per fermarsi poi qui alla seconda perlina. Qui ho infilato un
un sinker medio con un rubber bit da 5 mm e questo l'ho spinto sul sinker, così rimane in posizione, così il mio chod ha circa un metro per poi posizionarsi sopra le alghe. Il chod l'ho costruito con mouth trap 15 libbre, l'ho crimpato alla girella con le nuove crimp XS. L'amo è un chod di Kamakura dell'8, un amo piccolo, questo perché sto pescando con esche piccole. Ieri sono partito con tre pop-up molto visibili, ma ho fatto tantissime tink, così ho pensato di innescare esche, diciamo, naturali come le Tiger o due chicchi di mais, però non è cambiato niente. Quindi adesso faccio ancora qualche esperimento, continuo a pescare con le Tiger, anche col mais, anche con delle pop-up, e ne sono convinto che prima o poi arriverà una carpa. Dopo 15 o 20 tink è finalmente partita una carpa e la slamo, Dio bono. Sono arrivato sopra il pesce, è rincagliato, è infestato di alghe, ho tirato su un mucchio di alghe e ho forzato troppo e l'ho slamata. Ok, ho ricolato la canna. Lo spot di questa canna è un piccolo corridoio tra le alghe, sarà largo così, non è pulitissimo, c'è un po' di erbetta, ma secondo me è un ottimo spot. Ho preso poche tink in quello spot e finalmente mi è partita anche una carpa. Ho ripastorato circa 2 kg perché ho usato lo spot con la telecamera, non c'era più una pallina, quindi secondo me le carpe lì ci passano. Invece lo spot delle altre due canne, qui davanti a me, proprio a 10 metri, inizia il vecchio letto del fiume e dopo 100-120 metri si rialza, c'è un plateau che viene su fino a 3 metri. Ci sono tantissime alghe e ho preso tantissime tinche, però secondo me è uno spot molto buono. Vediamo se riesco a prendere una carpa stanotte. Ho calato le mie canne in tre spot differenti, sia di distanza che di metratura. La prima l'ho calata dopo le alghe su un plateau, non ho ancora visto una partenza neanche di una tinca perché ne ho prese svariate, però sono fiducioso di quello spot. La seconda l'ho calata su un buco appena dopo lo scalino, sul letto del fiume, lì ho preso svariate tinche, ma sono sicuro che qualche carpa sarà di passaggio. La terza sto pescando sulle alghe rialzato perché oggi ho visto saltare diverse carpe e secondo me è una buona zona di passaggio. Allora Min, sei pronto per la seconda notte? Siamo pronti, sono abbastanza fiducioso. Io purtroppo non sono più così fiducioso.
Ero appena al telefono con Nick del Team Corda Benelux, perché ha visto le mie storie su Instagram e mi ha detto che lui il posto lo conosce benissimo, ha fatto tantissime sessioni, ma lui in questo periodo consiglia un'altra zona, la zona sua nostra sinistra, però purtroppo è occupata, c'è già, esatto. C'è già un carpista, però non so se abbia preso, non ho visto niente, e però ci consiglia anche un'altra zona, quella giù in fondo dove c'è la spiaggia, quindi io direi se stanotte non prendiamo niente che ci spostiamo in quella zona, se non è occupata. Sì. No, cosa dici? Sono d'accordo. Lo vediamo come va la notte. Esatto. Se facciamo dei pesci, stiamo qui, altrimenti ci spostiamo. No? Si lavora duro. Madonna! Però, poi quando fiamo un pesce è una soddisfazione immensa. Esatto, già. Giusto. Bene, dai, allora. Mi butto nella branda. Anch'io. Riposiamoci. Buonanotte. Speriamo di no. E sogni d'oro. Ciao. Ciao. Arrivati sulla nuova postazione, ora lasciamo il gommone carico e con gli altri gommoni andiamo a ricercare i nuovi spot, perché nelle notti precedenti non abbiamo visto attività di pesce. Questa zona è una zona di acqua bassa, pochissime alghe e soprattutto la consistenza del fondale è diversa rispetto a quella degli altri giorni. E questa è una zona praticamente chiusa e sicuramente le carpe stazionano qua dentro e quindi speriamo di catturare qualche bel pesce. You got to move. Yeah, shit happens, but thank you very much for your help. Yeah. E niente ragazzi, ci dobbiamo spostare di nuovo, ci mandano via perché questo weekend qui c'è un festival con 100.000 persone e qui in questa posta devono fare dei lavori, quindi qui non possiamo stare, andiamo dall'altra parte, un altro trasbordo. Esatto. Non vedo l'ora, te? Sei pronto a caricare e lavorare? Ti do 10 euro, lo fai tu per me. 10 euro e ho brato il pop-up. Ci penso. Ok, dai, allora andiamo. Bene. Ci siamo finalmente piazzati dopo averci spostato un'altra volta e prima quando il lago era piatto sono andato a vedere la zona di pesca, perché io pesco a destra, Luca pesca a sinistra e ho trovato alcuni spot davvero interessanti, però adesso ho un piccolo problema. Volevo mettere due canne davanti all'entrata del porto, a destra e a sinistra, però purtroppo da qui riesco a mettere solo una canna. Di giorno la posso mettere perché c'è gente che fa il bagno, quindi la metterò stasera. Invece la canna centrale metterò davanti alla spiaggia, secondo me potrebbe essere buono di notte. E la canna sinistra invece lì ho trovato proprio un canale. È molto interessante perché questa zona qui è molto piatta, non c'è niente. Avere diciamo una particolarità
è sempre un buon punto di riferimento per le carpe, quindi secondo me lì le carpe girano, ne sono quasi sicuro. Gli ultimi due giorni ho pescato sulle alghe, qui in questa zona non ce ne sono, pochissime ci sono, e ho cambiato montatura, ho pescato col Chod Rig gli ultimi due giorni e come leader ho utilizzato il Touchdown perché avevo bisogno di un leader molto flessibile che si appoggia bene sopra le alghe. Qui invece, siccome ho tante boe sommerse e ci sono anche dei mattoni, ho visto, devo avere un leader un po' più robusto, quindi ho scelto lo Snack Leader. Questo è un prototipo che mi ha dato Danny, lo sto provando in questa sessione e sto cambiando anche montatura e terminale. Siccome qui il fondale è molto duro, cioè della ghiaia, ho scelto la classica clip con Dark Matter Leader trasparente perché l'acqua qui è cristallina e c'è acqua bassa, ci sono 2 metri d'acqua circa. Quindi sì, questo è il leader trasparente e quando calo dalla barca io ci metto sempre un flying backlit e lo fermo qui con un sinker large. Questo perché voglio che gli ultimi metri siano appoggiati perfettamente sul fondale. Per questo io quando calo il gomone metto sempre un flying backlit. E come terminale ho scelto il mio amato spinner rig, costruito con boom 35 libbre e come amo un White Cape X Kamakura. E come innesco il mio di neve Tiger, questa è una Jumbo Tiger della Mainline e una piccola pop-up. Inizialmente questa era bianca, era Milky Toffee del 12 inzuppata di Goo Spicy Squid Supreme, il mio preferito, e in acqua cristallina il rosa è micidiale. Per quanto riguarda la pasturazione, ho optato per due approcci diversi. Userò la pastura che ho usato anche gli ultimi due giorni. Avevo bisogno di una pastura molto leggera che si appoggia bene sulle alghe. Non ha senso pescando sulle alghe pasturare con boile scrosse o boile intere perché finiscono le alghe e le carpe non riescono a trovarle. E lì le alghe hanno alte 40 cm. Quindi in quel mix ho messo del fioccato, grano, mais dolce, boili scrusciate e dello super zig mix sempre della Mainline, il tutto bagnato con lo Smart Liquid. È una pastura semplice, molto attrattiva. Non ho visto tinche prima, forse ci sono, non lo so. Comunque riproverò a pasturare con questo mix se funziona bene, altrimenti passo a questa pasturazione. Quindi una canna con questa pasturazione invece, altri due. Molto semplice, Boilies e Tiger. Le Boilies sono delle Fruity Tuna e delle Essential IB della linea Impact della Mainline. Ci sono dentro delle Tiger, ci metterò ancora delle Jumbo Tiger della Mainline perché anche l'Innesco è una Jumbo Tiger. Anche qui tutto bagnato con lo Smart Liquid. E niente, nuova zona di pesca, nuovi spot. La fiducia è tornata. Trovati i miei spot calati segnalini, 3 spot differenti, uno subito dopo le alghe a 2,5 metri di profondità, l'altro a 4 metri di profondità, il fondale è un pelo più sporco quindi cercherò di pescare un po' più rialzato e l'altro adiacente una sassaia, fondale molto duro. Come terminale ho fatto 2 combi rig, uno con Amo Chlor, filo Armacord da 30 libbre e boom 0,55 e ci metto una pallina da 24 mm con un fake mais rosa. L'altro sempre combi rig montato con Amo White Gate 4XX, sempre con boom 0,55, una boilie sbilanciata. L'altro terminale ho optato sul fondale un po' più morbido, uno spinner rig con 2 Tiger rialzate. Come pastura utilizzerò delle Essential IB con Smart Liquid Cell, un po' di Tiger, mais e fioccato.
Invece le altre due canne utilizzerò delle boilers self-made che mi sono fatto a casa, con aromi mainline, spezie e monster crab, trattate con sempre Smart Liquid Cream e Stick Mix Link. Ma chi di lì sei lui? E siamo preso? Perché sono appena di là e non e neanche dove mi scatto noi. Vediamo che pesci siano qui. In francese glielo dico. Come? Glielo dico in francese. In francese, sì. Ah, okay. No, è tuo amico, no? Sì. Okay. Non è tutto dove essere morto, no? Sì, di notte sì. Secondo me è una buona zona d'acqua bassa. Sono le 8:30, posso finalmente andare a creare le canne. Prima non era possibile perché c'era gente tutto il giorno a fare il bagno proprio davanti alle mie canne. Un ultimo controllo. Ok, è bilanciato perfettamente, io sono pronto. Min, a te? Sono prontissimo. Ha smesso il vento, è ora d'andare. Vamos! Questa è una bella carpa. Sì! Nel guadino! Finalmente il primo pesce è arrivato, adesso l'ho messo subito in sacca così domattina ve la mostro. Adesso vado a ricalare subito la mia canna. Guardate che magnifico pesce che ho catturato, preso su un letto di Essential EB, trattate con Smart Liquid Cell e uno spinner rig con una pineapple juice pop up con la quarta canna. Sono felicissimo. Inclina un po' il pesce.
fine. È ora di andare a casa, purtroppo. Già. Cosa abbiamo imparato da questa sessione? Cosa avremmo potuto fare meglio o diversamente, secondo te? Per me abbiamo pescato bene. Gli spot erano ottimi, ma i pesci non stazionavano qua. I pesci, secondo me, erano tutti dall'altra parte del lago. Però dall'altra parte del lago purtroppo era già occupata la posta e quindi non abbiamo potuto pescarci. È andata così. Potresti avere ragione. Io, secondo me, ho pescato prima notte troppo corto nel letto del fiume e magari avrei potuto pescare, diciamo, più fuori dove finiscono le alghe e non provare, esatto, solo a pescare sopra le alghe. Esatto, quello sì. Avrei potuto pescare con esche, diciamo, più grosse, eschi grossi, che purtroppo non mi sono portato indietro perché avevo un alto piano in testa, però sì, tantissime tinche già lì, avrei dovuto capire, esatto, che ci sarebbe da cambiare qualcosa. Poi ci siamo spostati, purtroppo lì ho anche perso una carpa, poi ci siamo spostati, che secondo me è stata la decisione giusta, hai fatto un pesce stupendo, complimenti ancora. Almeno sono soddisfatto di questo pesce, perché mi ha salvato veramente la sessione. Pesce benissimo, sono benissimo, contentissimo. Bravo, bravo. Io purtroppo di luna ho perso un pesce davanti alla spiaggia, il pesce si è girato attorno alla boa, già nella strada, sentivo che era incagliata, però lo sapevo, ci sono tantissime boe sommerse, ci sono blocchi di cemento, è difficile, è un po' una lotteria, esatto, però ci si prova sempre. Sì, sì, però devo dire che sto ancora male, ho dormito pochissimo, però per questo si chiama pescare e non, esatto, catturare. Esatto. No? Comunque è stato un piacere, mi sono divertito, anch'io, sei una persona fantastica. Grazie. E non vedo l'ora di fare la vostra sessione.